Ma che gli avete fatto? A chi? È un uomo abbandonato. È solo. Ma tu la conosci, Migliuccia? Ma con una moglie così, chi te frequenta? Io invece gli sono rimasto amico. Nonostante Sofonisba, la mia signora. Ah, ma allora era vero. Ma che stai a dire? Chiacchiere dei legionari. Quelli al bivacco sono peggio delle lavannare. La verità è che diventai alleato di Roma solo divorato dall'odio che ci avevo contro Siface, re di Mauritania, che alleato di Cartagine si era sposato su Sofonisba. Scipione e io sbaragliammo Siface. La notte stessa della battaglia acchiappai Sofonisba che scappava e me la sposai sul campo seminato dei cadaveri. Che notte, figlio. Manco una iena. Ma dato sì che pure lei era bottino di guerra, Scipione disse: se mandi schiava Sofonisba a Roma. Se capisce. E non ci fu verso. Beh, quello quando si mette in testa una cosa, ma chi la leva? Così gli imponeva la legge di Roma e Scipione non poteva chiudere un occhio solo per me. Io capii tutto il dramma di Scipione, per cui ammazzai Sofonisba. Pure Scipione capì il dramma mio. E come? Tanto è vero che per consolarmi mi regalò il regno di Mauritania, hai capito il dramma nostro? Io ho capito, sì. Ma qui il dramma di Sofonisba ne ha capito nessuno. Ma che stai a dire? Chiunque preferisce la morte alla schiavitù.